Salve a tutti, oggi vi andrò a proporre un secondo piatto a base di zucchine. Andrò a preparare le zucchine con un ripieno di ricotta e parmigiano reggiano. Quindi, se siete stanchi delle solite zucchine ripiene di carne, che tra l'altro avevo preparato in una videoricetta, quindi se le volete visionare cliccate pure su questo link, oggi invece ve le andrò a proporre con un altro ripieno che ha fatto furore in famiglia e quindi ho voluto farvi la dimostrazione di questa videoricetta. Andiamo a vedere quali ingredienti ci occorreranno per queste zucchine con ripieno di ricotta e parmigiano reggiano. 5-6 zucchine, 2 fette di pane raffermo che io ho privato della buccia, 100 ml di latte che andrò a mettere nel pane raffermo per ammorbidirlo, 125 g di ricotta, 40 g di parmigiano reggiano, un uovo, dell'origano con uno spicchio d'aglio. Se non gradite il sapore dell'origano lo potete andare a sostituire con del basilico o del prezzemolo fresco, sale e pepe quanto basta. Ho lavato le zucchine ben bene, adesso vado a privarle delle estremità. Andrò a far scottare le zucchine per 5 minuti in abbondante acqua salata. Quindi quando bolle buttate le zucchine e poi aspettate 5 minuti. Dopo 5 minuti vado a togliere le zucchine e le metto nell'acqua fredda. Non appena le zucchine si sono raffreddate, le vado ad aprire per tutta la lunghezza. Dopodiché vado a prendere un cucchiaino e le vado a scavare all'interno. Andrò a formare una barchetta dove all'interno l'andrò a riempire con la farcitura che adesso preparo. Adesso prendo parte dell'interno delle zucchine e lo vado a sminuzzare. Prendo il pane e lo vado a bagnare con il latte. Adesso preparo il ripieno. Comincio ad inserire la polpa delle zucchine che ho già tritato, il pane ammorbidito nel latte, la ricotta, il formaggio, l'origano con l'aglio tritato finemente, sale, pepe, un uovo e comincio a mescolare gli ingredienti tutti insieme. Ho preso una teglia da forno e vado a distribuire dell'olio d'oliva alla base. Prendo le mie barchette di zucchine e vado a distribuire all'interno il composto. Ne vado a mettere una bella quantità, procedo con questa operazione fino a quando non le avrò riempite tutte. Vado a dare una spolverizzata di parmigiano reggiano e metto in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti. Si deve formare sopra una bella crosticina dorata.
Non appena si sarà formata una crosticina dorata sopra le nostre zucchine, saranno pronte. Andiamo ad impiattare e a servire calde. Ecco che il nostro piatto è pronto. Un bacio a tutti e alla prossima ricetta!